Un accorgimento per chi acquista una vettura a metano, mi raccomando, la macchina parte sempre a benzina, quindi è consigliabile avere sempre un po' di benzina nel serbatoio e naturalmente il pieno di metano. Se poi finite il metano, la macchina commuta automaticamente a benzina, ma se finite anche la benzina, ops. Quindi mi raccomando, sempre il pieno di metano, ma anche un po' di benzina.